Prende il posto di Lucia Lotti, trasferita a Roma e presente questa mattina alla cerimonia di insediamento. È Fernando Asaro, il nuovo procuratore del Tribunale di Gela. L'insediamento è avvenuto dinanzi al collegio composto da Veronica Vaccaro, Marica Marino e Silvia Passanisi. C'erano anche gli altri magistrati, c'erano gli avvocati e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Presenti anche Sergio Lari, procuratore generale di Caltanissetta, il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Fernando Asaro, 52 anni appena compiuti, arriva dal capoluogo nisseno, dove ha ricoperto l'incarico di sostituto alla Procura generale. Per anni ha coordinato importanti indagini antimafia. Dottore Asaro, oggi il giorno del suo insediamento ufficiale, preso atto della situazione, quali saranno secondo lei le emergenze sulle quali lavorare? L'emergenza le affronteremo cammin facendo, le conosciamo. Il mio discorso oggi è stato improntato a quelli che sono i principi costituzionali che regolano l'ufficio di procura e che vogliono rappresentare questo ufficio come una istituzione dello Stato. Non è il procuratore, non è il singolo, non è la persona fisica che conta, non è l'io ma il noi, e le emergenze sono tante, le conosciamo. A cominciare, una delle primissime emergenze è quella della carenza di magistrati e di personale amministrativo che non consente di affrontare le emergenze del territorio. Ma noi ce la metteremo tutta ed affronteremo uno a uno assumeremo questo compito con tanta pazienza, disponibilità e voglia di andare avanti. Gela è una città molto viva, c'è sempre un grande fermento, lavorerà nel segno della continuità e il Tribunale e la Procura rimarranno aperti e trasparenti alla città? Assolutamente sì, questa è l'impronta di chi è venuto prima di me, appunto, è l'impronta di un ufficio di Procura che è l'istituzione dello Stato sul territorio, avamposto di democrazia sul territorio, l'apertura con un sorriso anche e la disponibilità ad affrontare le tematiche, quelle serie e anche quelle un po' meno serie della comunità vanno affrontate. Il Palazzo di Giustizia è aperto e l'ho già detto, saremo anche noi, continuando l'opera di chi mi ha preceduto, ad uscire dal Palazzo di Giustizia, perché il Palazzo di Giustizia deve essere trasparente, non opaco e aperto. Dottoressa, tornare a Gela in occasione dell'insediamento del suo collega, che emozioni le sta trasmettendo? L'emozione ovviamente c'è perché questo luogo è emozionante, però sono contenta di essere qui, sono contenta di avere questo momento che segna una continuità. Cioè, per fortuna il collega Asaro è arrivato a breve distanza dal momento in cui ho lasciato l'ufficio, perché c'è bisogno di lavorare. Io penso che non solo ci sarà continuità, ma ci sarà un rinnovato impegno. Il collega è venuto qui, viene qui con grande volontà, con grande desiderio di cimentarsi in questa realtà, per cui ecco, da parte mia veramente i migliori auguri. Sono veramente contenta che lui sia qui. E lei invece come si trova nel nuovo ufficio? Si ricorda ogni tanto di noi, di questa città? Ma assolutamente sì, quotidianamente. È vero che sono in un altro ufficio, però come ho detto più volte, il mondo è un piccolo grande villaggio. Condividiamo riflessioni, condividiamo problemi, condividiamo esperienze. Gela non è un qualcosa che è remoto nel passato, è un qualcosa di vivo. Questo luogo è un luogo vivo e può insegnare molto, anche a Roma.